Adesso tutto è chiaro. Mentre ci avviamo a riprendere le nostre abitudini, io credo che questo avverrà intorno alla seconda metà di aprile, e l'ho detto e lo confermo, ma non voglio fare annunci o alimentare speranze. Posso però fare riflessioni di ordine generale che riguardano la nostra inadeguatezza di fronte a un pericolo che è particolarmente insidioso e perfido, e però che non è una peste, non è il colera. Noi siamo arrivati a questo punto per una insufficienza o una limitazione dei nostri mezzi sanitari. Noi siamo stati messi in queste condizioni da una influenza. Vi rendete conto? Io ho sottovalutato il danno, perché valutavo la realtà di un'influenza che ogni anno prende milioni di persone, quasi tutti gli italiani. Quindi pensavo che fosse possibile uscire come si esce ogni anno da una influenza e talvolta anche da una polmonite. Quindi guardiamo bene il male. Il male non è un cancro, il male non è un ictus, il male non è una leucemia, il male non è una malattia mortale. Il male è poco più, diciamo poco più, che un'influenza. Quindi noi ci siamo trovati in una situazione di inadeguatezza rispetto a un attacco in fondo debole. Voi direte, è forte perché si è diffuso in quantità straordinaria, d'accordo, è forte la diffusione, ma è debole il male. Quindi non avevamo gli strumenti sanitari per resistere a questa azione. È chiaro che se dovesse capitare qualcosa di più tragico, veramente sarebbe la fine del mondo. Oggi il mondo risulta impreparato, sconvolto, preso all'improvviso da un'influenza? Allora vi chiedo, ma tutto il mondo, non solo l'Italia evidentemente, la cui impreparazione è quasi caratteriale, non siamo un paese forte e non abbiamo preso misure contro un grande rischio nucleare, appunto, e per fortuna. Perché che senso ha attrezzarsi per la guerra? Spendere miliardi di euro per la potenza nucleare, quella che manifesta in modo grottesco il dittatore della Corea del Nord, e cioè spendere i danari in strumenti di guerra, nella difesa da aggressioni di un nemico che o c'è sempre o non c'è mai, tutto il mondo è amico, tutto il mondo è nemico. C'è una guerra commerciale, c'è una guerra economica che contrappone i paesi. Ma noi abbiamo speso soldi per le armi e abbiamo tagliato la sanità. Ora, uscendo da questa situazione, un paese come il nostro, che non ha possibili competizioni belliche, potrà capire che è ora di finirla con le spese militari. È giusto avere soldati preparati, è giusto, ma i danari spesi per gli aerei degli ultimi modelli, la necessità di difendersi da attacchi di chissà quale natura militare, è una delle spese più importanti del bilancio dello Stato. No! Noi siamo impreparati, lo ha detto in maniera perfetta Bill Gates, manderò dopo questo mio discorso il video di una sua conferenza, in cui lui dice: non siamo preparati a una azione contro l'umanità legata non alle bombe atomiche, ma ai microbi. Quindi noi non abbiamo speso abbastanza per avere una sanità che fosse in grado, senza isolare e costringere alla inerzia i sani, isolare i malati. Noi invece che isolare i malati abbiamo chiuso in casa i sani. Forse questo era il modo migliore per non farli ammalare,
Ma è certamente qualcosa di bizzarro, sono delle misure prese perché non hai alternative, non hai altre armi, non hai capacità di difenderti, non hai nessuna possibilità di reagire a qualcosa che non ti aspettavi. All'improvviso arriva, lo dice già nel 2015 Bill Gates, e invece di isolare i malati abbiamo bloccato i sani e con questo abbiamo bloccato l'economia, abbiamo bloccato le città. Abbiamo fermato tutto, era una forma di prudenza inevitabile. Perché? Perché non c'era possibilità di curare i malati negli ospedali che sono stati chiusi, nei luoghi dove si operano e si interviene sulle persone che sono malate. Ecco, questo mi pare ciò di cui possiamo essere certi, che se usciremo non mutati, ma con degli elementi di consapevolezza da questa epidemia sarà per capire che occorre indirizzare le spese verso la sanità, essere preparati anche con delle figure di complemento, pronte a intervenire nella emergenza, con tutti i posti negli ospedali che occorrono, per intervenire quando improvvisamente si diffonda qualcosa di imprevisto che non sono le armi di un nemico, ma sono dei microbi. Siamo stati incapaci di difenderci da una influenza. Figuriamoci se accade qualcosa di più grave. Quindi questo possiamo dire oggi, questo possiamo già dire con certezza, che usciti di qui dovremo ritenere che la spesa sanitaria è prioritaria, che la salute è prioritaria e che non abbiamo dei rischi da cui guardarci, delle minacce che vengono dalle armi di qualcuno. Non è cosa, non è compito nostro, ma dobbiamo guardarci da nemici inconsapevoli che stanno fra noi, che stanno sui tavoli, che sono batteri, che sono tutto quello che ci ha colpito e peraltro ci ha colpito lievemente. È stato un avviso. Non ci hanno colpito morbi mortali, morbi letali, ma ci hanno colpito dei piccoli microbi pericolosi. Dobbiamo difenderci da loro, armarci in questo senso, armare la sanità.